Molto semplice, quando le cose non funzionano uno supporta con la fantasia, quando funzionano non c'è bisogno di mettere al servizio di una cosa che è già bella di per sé la fantasia supplementare, si rischia di diventare ridondanti e retorici. Quindi per quanto mi riguarda, quello che si doveva fare col teatro di Mattia Torre era semplicemente filmare il teatro di Mattia Torre, non si doveva reinventare una scenografia o uscire dallo spazio teatrale e fare una cosa che assomigliasse a un film con degli ambienti. Questo sarebbe stato necessario qualora ci fossimo trovati di fronte a dei testi deboli o degli attori così e così. Invece era tutto l'opposto, sono dei testi molto forti, molto ben congegnati, degli attori straordinari. E quindi francamente il mio ruolo, non per pigrizia, ma perché secondo me questa era la strada da perseguire, era quello di trovare semplicemente gli angoli, le inquadrature e il ritmo televisivo che si combaciasse con il ritmo teatrale di Mattia nel miglior modo possibile, né più né meno che questo. Perché Mattia Torre, anche essendo un autore contemporaneo, un classico, come Edoardo, uno non si mette a fare, oddio sì, con Edoardo hanno fatto di tutto, preferisco sorvolare, ma io non porterei mai Edoardo in giro per i quartieri spagnoli, perché mi piacerebbe l'idea di girare nei quartieri spagnoli. Edoardo si fa dove Edoardo dice che si fanno le cose, e lo stesso vale per Mattia Torre. Il caso di Mattia Torre aveva assolutamente, secondo me, bisogno di una amplificazione che solo la televisione, che in particolar modo la RAI, può dare, e quindi l'ho fatto per questo, insomma, cioè, così come Mattia voleva rilanciare, come dicevi tu, voleva sempre che non fossero più spettatori, questo non era semplicemente un'ambizione, era secondo me una necessità di questo, del lavoro di questo autore, fatto per questo. Per me il teatro di Mattia Torre è, come posso dire, è un doppio binario, cioè innanzitutto è un teatro comico, ma è un teatro comico che si muove anche su temi estremamente profondi, dedicati e anche paurosi, secondo me. Il tutto è fatto con una, e in questo ringrazio la RAI, cioè, il teatro di Mattia Torre, essendo stato scritto qualche anno fa, è molto libero, essendo stato scritto anche recentemente, è estremamente contemporaneo ed è completamente libero, non è schiavo di certe derive proprio degli ultimi tempi, quindi è libero nell'uso delle parole, ma è estremamente appassionato e coerente nei toni che usa, e questo fa sì che le parole non siano mai offensive, anche quando possono sembrare offensive. Poi, per quanto riguarda, è un grandissimo indagatore di certi vizi o di certe miserie nostre, amandole, e quindi ricordandoci sistematicamente che quelle miserie possono essere amate, e che è qualcosa, anche questo, che si sta un po' perdendo di vista, perché si tende a individuare le miserie come miserie, invece le miserie sono qualcosa che lui riusciva ad amare, a valorizzare e a mettere in scena, e questo francamente me lo rende molto vicino come unione di intenti. Invece un film con Mattia Torre sarebbe mai stato possibile? Le opere di Torre, secondo lei, potrebbero essere in qualche modo trasformate in un film? Con i monologhi è più difficile, ma 4, 5, 6 e più ora sarebbero dei meravigliosi punti di partenza per farci dei film, non c'è dubbio su questo. Quindi si fa? No, non ho detto che si fa, ho detto che si può fare. Ho detto che si può fare. Se qualcuno di buona volontà vuole venire a fare un film, secondo me sono a parte gli scherzi, sono dei potenzialmente dei grandi film. Grazie. Dei bellissimi film, assolutamente. Grazie. A me sembra che tu abbia detto che si fa. Vero? Prima che mi arrendo si fa. Anche a me, Paolo. Se vieni vuole, da domani cominciamo a finanziare.